attimo, il vicepresidente ora ha l'auricolare, quindi sì, si può ascoltare. Guarda, ti dico, purtroppo abbiamo sentito poco perché c'è, la qualità non è perfetta dell'audio. Io faccio una domanda diretta al vicepresidente, che naturalmente ringrazio e saluto. Credete ancora, Mancini, in Pagliari? Ma io, fino a prova contraria, insomma, fino adesso ho fatto sempre tanto di un uomo, mi piace la squadra e la fiducia che raccoglie dai calciatori. Questo secondo me è il momento importante per fare gruppo. Certo che in questo momento probabilmente manca questo entusiasmo, manca un po' di coraggio. Stiamo giocando un pochino più in copertura che una vera squadra d'attacco come piace a me. Pensavo che una vittoria potesse bloccarci solo in questo momento. La risposta a Massimo Profeta qual è? Come? La risposta diretta a Massimo? Non ho sentito. La domanda è se avete ancora fiducia, sì o no? Ma io credo che, a parte che noi ci vedremo, sono io che decido e non sono io che metto in discussione nessuno, perché qui non c'è nessuno che mette in discussione al momento, quindi sicuramente rimane. Allora, insomma, le parole di Massimo Mancini sono abbastanza sono molto chiare. Io devo chiudere, Massimo, perché giustamente ci fanno cenno che deve chiudere la sala stampa dello Stadio Fattori. Siamo rimasti solo noi, ringrazio Alessandro Campola che gestisce la comunicazione dell'Aquila Calcio. Dallo Stadio Fattori è tutto, Massimo, ti restituisco definitivamente. Ecco, no, l'ultimissima, perché sì, lui diceva mi aspettavo più coraggio, mi pare che siano inequivocabili queste parole, quindi ci dobbiamo aspettare un terremoto, eh? Sì, Massimo, se devo dire sì o no, io dico sì, la penso come te, perché tra le righe le parole sono state molto chiare. Fatto sta però che per come gioca Pagliari, per come abbiamo visto, perché una l'hai vista anche tu in terra toscana la squadra, io il derby, mio giudizio, lo aspetterei, perché sono convinto che questa squadra fa molto meglio in trasferta. Poi però sul problema offensivo in casa bisogna intervenire in maniera chiara, decisa e definitiva. Perfetto, grazie Enrico.